Buongiorno a tutti, vigilia della gara Como-Pisa, conferenza del tecnico Alberto Aquilani che è a vostra disposizione. Iniziamo con le domande, come da tradizione andiamo a chiamarci. Buongiorno mister, ti chiedo subito alcune notizie dal campo, ti chiedo se Bonfanti ha recuperato, ti chiedo se Calabrese ha avuto qualche problema, se ci sarà, e Tramoni sarà convocato per la prima volta dopo tanti mesi? Ok, allora bisogna valutarli nell'allenamento di oggi. Sono calciatori che stanno recuperando. Bonfanti ieri ha fatto qualcosina in più, ma va valutato oggi nell'allenamento, quindi ancora non lo sappiamo. Arturo ha avuto un problemino martedì subito, quindi a uno dei primi allenamenti, e ha fatto tutti i controlli del caso, non ha niente di grave, ma anche lui va valutato. Tramoni no, ancora non lo portiamo, sta molto meglio, ma vogliamo aspettare la sosta per dargli ancora qualche giorno in più, ma è sulla fase di recupero. L'obiettivo è Palermo. Sì. Michele Bufalino. Ovviamente completo chiedendoti anche di Torregrossa e come sta, che momento sta, e poi ti volevo chiedere invece la gara col Como, di fatto è un altro esame, ecco, anche a livello, insomma, è la prima volta che siete lì, cosa significa magari essere anche in questa posizione e quanto avete la mente un po' più libera dopo anche avere messo un po' più di distanza dalla zona calda? Ernesto anche lui è in fase di recupero, anche lui aspettiamo la sosta, cerchiamo di dargli qualche giorno in più per capire appunto questo infortunio, se si appunto finisca il tempo di guarigione, quindi è in fase di recupero, non è ancora pronto. Un altro esame, poi quella dopo sarà un'altra ancora, poi dopo quella un'altra ancora, quindi sono un po' tutti esami da adesso in poi. Abbiamo la consapevolezza di andare a Como in maniera magari diversa di come andavamo magari a Venezia, di come andavamo, sai che ci sono state quelle partite dove magari andavi dopo aver perso una partita all'ultimo. Andiamo a Como adesso con due vittorie. Questo non vuol dire che sarà più facile, questo non vuol dire che dobbiamo mollare un centimetro, e mi auguro appunto che però i calciatori riconoscono l'importanza di questa partita, anche del livello, della qualità che ha il Como. Perché come diciamo sempre, il 99% a noi non ci basta, e con il Como va dato 100 e oltre, e quindi questo è l'obiettivo, non vedo oltre, non guardo avanti, non guardo indietro, guardo solo a questa partita, perché per noi è una partita veramente importante sotto tanti aspetti, che può essere anche quello di andare, ok, andiamoci a misurare con queste squadre, andiamo a capire che livello siamo, quindi La vedo sotto quel punto di vista piuttosto che la classifica. No, Lorenzo Vero. Mister, le due vittorie hanno cambiato la settimana di lavoro. Per esempio Moreo sabato dopo la partita ha detto che a inizio gara contro la Ternana c'era un po' di errori, erano figli dall'ansia. Cioè questi sei punti hanno migliorato, hanno smorzato un po' di tensione. E poi ti volevo chiedere anche una considerazione a centrocampo, un tuo parere su Esteves, il ruolo da centrocampista, se è riproponibile anche domani, e nel caso se in coppia solamente con Marin o può fare anche coppia con altri giocatori lì nel mezzo. Ma sai, sabato ci siamo giocati una partita da un valore importante. Questa è una squadra che credo che più di un anno che non faceva due vittorie. Veniamo da dei momenti sempre un po' così, dove capitava sempre qualcosa, e quindi un po' d'ansia, un po' di frenesia può arrivare. Questo però ci fa riflettere, perché poi quando andiamo a analizzare la partita vediamo che se noi iniziamo ad essere frenetici, iniziamo a fare le cose un po' più disordinate, iniziamo a essere un po' più lunghi eccetera, per noi diventa pericoloso, diventa una partita dove può succedere tutto. E quindi sì, può succedere perché siamo esseri umani, ma se vogliamo alzare il livello non deve succedere, perché poi la nostra forza deve essere proprio quella consapevolezza di giocare spensierati a prescindere poi dal risultato. Il risultato è la conseguenza della prestazione che dobbiamo andare a fare, e Estevez può far tutto per me. Se mi chiedi che ruolo ha Estevez, ti dico può far tutto, può giocare in mezzo al campo, può giocare terzino, può giocare alto, può giocare mezzala, quindi sì, può giocare con Marino come può giocare con un altro. Mi hai fatto questa domanda, no?
e può giocare come può giocare un altro, perché ci stanno altri centrocampisti bravi, quindi questo è il mio pensiero. Sapete la stima con i suoi confronti, se vuole ambire a qualcosa in più sicuramente deve mettere dentro un po' più di cattiveria, un po' più di consapevolezza appunto dell'essere forte, di determinare un po' di più sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché ha veramente tutte le qualità per essere un giocatore molto importante. Paolo Sardelli e poi Giovanni Manè. Ciao mister, buongiorno. Le ultime due vittorie del Pisa si può dire che sono state le vittorie della concretezza, cioè abbiamo visto un Pisa più concreto rispetto al passato, e appunto se proprio questa concretezza può essere l'elemento determinante andando ad affrontare una squadra che punta senza mezzi termini alla Serie A. Sai, su questa domanda è difficile che io ti possa rispondere così come me l'hai fatto, cioè io sì non te lo posso mai dire, perché che vuol dire la concretezza? Cioè noi per esempio a Cittadella abbiamo sbagliato 4 gol davanti alla porta e sì abbiamo vinto 1-0, ma poteva essere molto di più, non ci hanno mai tirato in porta, quindi sì 1-0 siamo stati concreti, però questa, poi la concretezza che cosa intendi per concreto? Vincere 1-0? Perché poi l'altro giorno loro hanno preso 3 pali e noi abbiamo fatto gol, allora sì il risultato ci ha fatto vedere una squadra più concreta. Io quello che voglio far percepire a loro, a voi quando mi fate le domande, è che noi dobbiamo essere concreti, noi non dobbiamo essere belli, non dobbiamo essere carini, noi dobbiamo essere concreti. Noi se andiamo 100 volte dal portiere è perché abbiamo bisogno di andare dal portiere per essere concreti, per andare a fare gol. Per me concreto vuol dire magari che il portiere fa un'uscita palla giusta piuttosto che rinvia una palla a 300 metri lontana e prendiamo gol in contropiede. Allora lì dov'è la concretezza? Per me la concretezza è che lì la palla deve uscire in un certo modo, perché noi sappiamo che se siamo concreti lì, ma concreti vuol dire anche prendere un rischio, allora abbiamo più possibilità di fare gol, abbiamo più possibilità di non prendere gol. Se il concreto invece vuol dire prendi la palla e buttala in tribuna, è un altro tipo di concretezza che all'interno della partita ci deve stare, perché non stiamo lì con la pistola alla tempia che vogliamo prendere gol. Quindi sai, la parola concretezza ha tante sfumature, ok? Però è una parola che dentro questo spogliatoio c'è, e come, eh? Noi dobbiamo essere concreti, noi facciamo questo per essere concreti e per vincere le partite. Poi, o in un modo o nell'altro, quella poi parliamo di un altro, cioè che strada prendi? Per andare là, vai a destra, vai a sinistra, quella sempre concreta devono essere. Però Giovanni Manetti, dimmi se sono stato chiaro. No, vabbè, ma infatti è questo quello che intendevo. È questo quello che intendevo, come hai detto te, a volte, cioè anche meno sotto l'aspetto del bel gioco, però più al sodo, questo intendevo. Ma non ho detto questo, però. No. Non hai detto questo, però hai detto a volte bisogna anche cercare appunto di fare cose. E, che poi, magari... e poi il bel gioco anche lì è. Cioè, anche questa parola qui. Che vuol dire? Che vuol dire bel? Magari per te bello è una cosa, per me è un'altra, capito? Il bel gioco è anche molto soggettivo. Bisogna essere concreti. Poi se per me è bello e per te è brutto, se per te è brutto e per me è bello, si apre un altro mondo. Però la concretezza è una parola che mi piace, che deve stare dentro lo spogliatoio, perché poi servono i risultati. Punto. Giovanni. E poi in sintesi vuol dire che non hai richiamato Caracciolo quando ha buttato la palla in tribuna agli ultimi minuti, vero? No. Questi sono falsi miti, eh. Ovvio. La doveva scoppiare quella palla, cioè, no. quando serve, no? Certo. Se no entriamo dentro alle favole, a qualcosa che non esiste. No, io a parte questa era una battuta, chiaramente. Dicevo una cosa, ormai dopo 8 mesi, 9, abbiamo già capito quali sono i ruoli che te hai stabilito più o meno per i diversi giocatori. Ce n'è uno in particolare però di un ragazzino giovane dove lo hai alternato, e ovviamente si tratta di Arena. A volte giocava esterno, a volte giocato dietro le punte, a volte addirittura quasi seconda punta. Volevo sapere come lo vedi in prospettiva e se sei contento del ragazzo, perché bene o male veniva dalla C, quindi il primo anno di Serie B, che prospettive può avere, insomma. Sono arrabbiato, Arena.
perché è troppo forte per me. Scherzo, eh? Nel senso che io verso di lui nutro una stima enorme per le qualità che ci fa vedere. E un ragazzo con queste qualità doveva fare già 7-8 gol, 10 assist. Poi non è ovviamente la colpa, non è che la sua, probabilmente è la nostra, che magari non l'abbiamo messo troppo in condizioni, ma questa parola mia deve essere uno stimolo nei suoi confronti a fargli capire che ha un potenziale alto e che ci deve credere. Non è la frase no, devi far di più, la frase non devi far di più, a me quando giocavo non mi piaceva, perché ma che vuol dire devi far di più? Ci devi crederci perché sei forte, quindi lui deve credere che è un giocatore che può determinare molto di più per il risultato. Okay. Quindi stiamo lavorando su quell'aspetto. Il ruolo vale un po' come Stevez, ormai se tu vedi le partite, una volta giochi a 3, una volta giochi a 4, dipende come prestano loro e poi ruotare o non ruotare, quindi oggi il ruolo predefinito forse non c'è neanche più. Quindi lui è un calciatore che può far bene sia da esterno, che può far bene dentro al campo, è un giocatore che si adatta bene con le caratteristiche che ha per quello che vogliamo proporre. Quello che vorrei da lui è che crede ancora di più nelle sue qualità. Non è un po' penalizzato dagli arbitri, secondo te? Essendo lui piccolino, insomma. Ma sai, questa è una cosa che diciamo spesso: quando trovi giocatori alti un metro più di te, devi essere bravo a fare in modo che, appunto, con la tua abilità, che può essere tecnica o può essere anche di furbizia, devi trovarti lo spazio e il tempo per far sì che poi quella differenza non si nota. Perché poi si gioca con i piedi, non si gioca con le spalle o con le spallate. Evita quello e vedrai che poi ti prendono meno. No, non credo che penalizzato, no. Michele, Paolo Renzo e Andrea. Torno, faccio due considerazioni. Un attimo torno indietro a quella che ti ha detto Paolo. Ecco, sul discorso della concretezza, io mi ricordo però le prime conferenza stampa che hai detto, tu non hai mai parlato di fondamentalismo a tutti i costi, hai anche detto che sì, eri orgoglioso quando la squadra per le prime volte non faceva ricorso al lancio lungo, però hai detto anche che se ce n'è bisogno, cioè è un altro simbolo di concretezza anche, cioè non è che bisogna stare per forza a incaponirsi sul gioco, no? Mi sembra cioè, hai sempre detto questo, lo dico perché mi pare, poi correggimi se sbaglio. Sì, no, allora, una domanda vi faccio, ma per voi, cioè, giocare bene o giocare male, per me sarebbe gioco corto o gioco lungo? No, cioè, il gioco lungo è una cosa che noi richiediamo, nel senso che il gol di Mlakar con chi era? Col Modena. Ne può fare 350 a partita di quei lanci così, non è che dici no, non lancio lungo, no. E noi però magari vogliamo che la palla, che ne so, al Moreo di turno, al Torregrossa di turno, al Bonfanti di turno, e vediamo il più possibile di noi ha da nei denti a fargli fare la guerra, perché probabilmente con queste squadre qui che sono abituate a fare quello, se la mettiamo da sto punto di vista, ma hanno più arena, non vuol dire che ti calciamo la palla nei denti, arena, se no dopo dici ah no è svantaggiato, no è svantaggiato, uno è così, quindi cerchiamo di dare la palla arena magari più pulita possibile vuol dire andare a capire come, quando e perché, e poi se c'è da calciare la lunga, calcia lunga, però non è che dobbiamo per forza calciare la lunga a prescindere, quello no, come non dobbiamo per forza giocare a prescindere, quindi però non distinguiamo il fatto, giocare bene non vuol dire giocare a palla a terra, giocare male vuol dire, cioè si può anche giocare bene come ha fatto Caracciolo quell'azione, quindi. Certo. L'altra cosa invece è Loria, invece come sta vivendo questo momento, se Loria, come sta vivendo questo momento e se domani ovviamente è confermato. Loria, ne abbiamo già parlato, si è fatto trovare pronto, ha dimostrato di essere un portiere forte, affidabile, quindi deve continuare a lavorare con umiltà, perché comunque quando è stato fuori penso ha sofferto, chi non gioca soffre a star fuori, adesso sta giocando, deve sfruttare l'occasione, non deve mollare un centimetro. Uguale Nicolas, come ho già detto, è un portiere altrettanto forte che non deve mollare un centimetro. Quindi oggi è così e basta. Lorenzo Vero e poi andiamo verso la chiusura con Andrea. Domanda secca, ad Alessandro hai 90 minuti? No. Andrea Chiamacci. Però potrebbe averne 80, eh? Allora,
ti chiedo invece, visto che si è parlato di Arena, ti chiedo invece un giudizio su un altro giovane che ha trovato spazio anche nelle ultime partite, poi è stato sostituito nell'ultima, che è Lisandro Tremoni. Ti chiedo un po' se anche vale lo stesso discorso, se ti aspetti. Filo, paro paro, uguale. Giocatore con un potenziale incredibile, giovane, anzi. Adesso quando parliamo di ragazzi giovani bisogna stare attenti, perché l'altro giorno Barcellona c'aveva quelli giovani veri, no? 2007, e loro sì sì giovani, ma che già devono dimostrare, già devono incidere, perché hanno avuto le opportunità, perché stanno giocando in continuità. Quindi sono ragazzi di Arena come Tramoni, come Stevez, c'è anche un ragazzo della primavera che è Sala, che voi avete visto in panchina, è un ragazzo bravo, un ragazzo che deve continuare a lavorare, perché in allenamento sta facendo delle cose importanti. Sono ragazzi che devono pensare con la mente di poter giocare in prima squadra, e quando giocano devono accelerare, devono sfruttare l'occasione, perché poi il tempo è veloce, sai, il tempo passa, quindi non si devono accontentare. La storia, ah, sono giovane, no, sei giovane ma sei forte e devi incidere. Quindi la stima nei loro confronti è alta. Però a me non mi piace l'apatia, non mi piace chi si adagia, non mi piace chi si appaga di niente, perché questo è niente. Quindi quella è una cosa che mi dà fastidio, e quindi pretendo da loro questo, che il giorno dopo vanno ancora più forti, perché la strada per loro è lunga, tortuosa, e se vogliono raggiungere dei livelli importanti, a voglia. Michele Bufalino, poi chiudiamo. Barbieri, so che magari non sei la persona più adatta per parlare, perché sicuramente si parla di riscatti eccetera eccetera, però dal tuo punto di vista quanto il Pisa potrebbe investire su di lui, quanto potrebbe essere difficile, visto che sta facendo molto bene, anche eventualmente riscattarlo? Ne avete parlato in società, perlomeno di questo, perché comunque riguarda il futuro e anche il tuo futuro, oltre che il calciatore. Sì, sì, so che c'è questa storia dove il Pisa ha un diritto di riscatto, c'è il conto riscatto, quindi io credo che le valutazioni poi le andranno a fare loro. Io posso dare un giudizio tecnico, posso dare un giudizio sul ragazzo, su quello che sta dimostrando in allenamento, in campo, nei comportamenti. E vale lo stesso discorso come per gli altri. È un ragazzo che sì, sta facendo bene, ma se molla di un centimetro è finita, come ti posso dire. Lui è un ragazzo che va di ancora di più di questa esuberanza fisica che ha, di questa differenza di Arena, che magari deve sfruttare al massimo le sue qualità tecniche, abbinandole magari alla furbizia di volersi staccare dall'uomo, e quindi quel metro in più se lo deve prendere, per l'altro invece deve andare a 200 all'ora, perché se va a 200 all'ora è tanta roba, se va a 195 ce ne stanno tanti. Quindi la forza mentale, questi ragazzi, io non batto tanto sull'aspetto tecnico, ma sull'aspetto mentale, dove non si devono adagiare, adeguare, perché ce ne stanno tanti bravi, e quindi bisogna stare sul pezzo, se no ti superano.